Ma basta poco per credere, quando il cuore è disponibile, quando alla grazia si dà ascolto, quando si vedono alcuni segni ben collocati, allora il dono di fede viene spontaneo per la grazia e per la soavità interiore che, come diceva Sant'Agostino, dà fiducia e gioia nel credere. Su Milano soffia vento antico. Arriva da Efeso, dove l'apostolo Paolo soggiornò per oltre 2 anni per far conoscere Gesù. Soffia per portare alla città e alla diocesi il saluto di commiato del suo cardinale. Fu ad Efeso, raccontata oggi nel suo splendore di un tempo da queste pietre, che Paolo ebbe il coraggio di parlare per la prima volta dello Spirito Santo. E fu in questa città che Paolo alla piccola comunità dei primi cristiani di Efeso e dintorni fece il discorso di addio prima di lasciarli per spostarsi a Gerusalemme. Anche Carlo Maria Martini parte per Gerusalemme, la meta da sempre dei suoi sogni. Perché ha scelto di andare a Gerusalemme nessuno lo sa, nemmeno lui. Agli 800 pellegrini che lo hanno accompagnato fino in Turchia ha detto: vado perché, come Paolo, sono avvinto dallo Spirito Santo. L'ultimo saluto di Martini alla Chiesa Ambrosiana ha commosso. Ha commosso perché Milano perde un grande vescovo. Ha commosso perché l'uomo Martini, commentando le parole di Paolo negli Atti degli Apostoli, pur nella sua consueta compostezza, ha lasciato trapelare un po' di sofferenza. Ma Martini, si sa, ha una visione di grande respiro del mondo e della vita, e manda a dire alla Chiesa, dove è stato vescovo per 22 anni: sappiamo che nella fede siamo uniti e lo saremo per sempre. Forse l'efesino Eraclito guardava questo tramonto sull'Egeo quando pensò al fuoco che genera e trasforma ogni cosa. Dal tempo dell'ombroso filosofo sarebbero passati circa 6 secoli prima che un uomo di nome Gesù venisse a dire al mondo che questo sole non è Dio. Efeso, costruita dalle Amazzoni, fa parte della leggenda. È storia invece la devozione alla Grande Madre che gli Ioni conquistatori trovarono in questa terra e che identificarono con la Dea Artemide, Dea della fecondità. L'Artemisio, il tempio della Dea Artemide, era considerato una delle 7 meraviglie del mondo. Oggi di quest'opera di grande arte ionica rimane ben poco. Questo è quello che rimane del tempio alla Dea costruito nell'Anatolia ai piedi della collina di Yasulu. Attorno a questo tempio, che sorgeva a 2 passi dal golfo, in epoca ellenistica e romana ferveva la vita ricca di filosofia, di arte, di commerci. Il commercio era fiorente perché Efeso sull'Egeo era punto in cui si incontrava il mondo, ma grande parte nello sviluppo di Efeso ebbe anche la fama della Dea d'Oro, che nel suo tempio di marmo raccoglieva pellegrini provenienti da ogni dove. Nel 401 San Giovanni Crisostomo fece chiudere il tempio della bella Artemide, ma prima di lui Paolo, il fariseo convertito sulla via di Damasco, aveva creato non poco scompiglio tra gli efesini, proibendo il culto alla dea e parlando di un dio che nulla aveva a che vedere con le orge durante le efesie e il business delle statue d'argento di Artemide. Gli argentieri erano insorti e Paolo fatto prigioniero. Efeso è anche la città della madre di Gesù. In un certo senso è lecito dire così, perché sembra che dopo la morte del figlio lei abbia vissuto qui con Giovanni. Giovanni Evangelista non poteva averla abbandonata, dato che dalla croce Gesù gli aveva raccomandato sua madre. La casa della Madonna si trova sulla montagna di Oressos. Anche i turchi musulmani frequentano questa cappellina perché hanno grande rispetto per Maria, che è la madre di Gesù, che per loro è il profeta Gesù. Carlo Maria Martini ha visitato la casa dove trascorse i suoi ultimi anni di vita la Madonna. L'arcivescovo, come ogni pellegrino, ha voluto lasciare
sul libro dei ricordi del santuario una sua scritta. La leggo. Nell'ultimo pellegrinaggio affido a Maria la diocesi di Milano, Gerusalemme e Roma. Grato per l'accoglienza, Carlo Maria Cardinale Martini. Ecco, mi pare in queste tre righe ci sia il significato di tutto il pellegrinaggio. L'arcivescovo è venuto insieme alla diocesi per affidare Milano, Gerusalemme e Roma alla preghiera e all'intercessione di Maria. Mi pare che qui stia un po' tutto il significato di questo nostro essere venuti come Chiesa di Milano. E queste, perché queste tre città? Sono le tre città che sono rappresentate anche nello stemma del cardinale, nella banda che ha i tre cuori, e questi tre cuori rappresentano le tre città a cui lui ha voluto bene: Milano, Gerusalemme e Roma. La scoperta della casa di Maria risale alla fine del 1800, dopo che una mistica tedesca aveva rivelato che Maria era morta ad Efeso. Era vissuta in una casa da dove si vedeva il mare Egeo e che sorgeva su una strada che conduceva alla Basilica di Maria. Già, la Basilica di Maria. Ad Efeso c'è la basilica intitolata a Maria, e che è importante perché qui nel 431 si celebrò il terzo concilio ecumenico suscitato dall'eresia di Nestorio, che negava la divinità di Cristo. Dunque, se Cristo non era Dio, neanche sua madre era madre di Dio. Invece i 200 padri conciliari riuniti nella basilica che oggi è detta dei concili dichiararono Maria Theotokos, Maria madre di Dio. Ecco i resti della chiesa dei concili. Ad Efeso Maria venne con San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista fu vescovo di Efeso e qui morì. È sepolto nella basilica che Giustiniano fece costruire sulla sua tomba. Sulla tomba di San Giovanni Evangelista il 18 giugno il cardinale di Milano ha celebrato la messa con i milanesi che lo hanno accompagnato in Turchia in questo ultimo pellegrinaggio diocesano. Pietro entra, vede le bende, il sudario, piegato in un luogo a parte, ancora non capisce, ma il discepolo intuitivo Giovanni ha capito. Vide e credette, dice il Vangelo, perché quei piccoli segni che aveva visto nel sepolcro gli hanno dato l'intuizione indubitabile, dunque è risorto il Signore. Non ha chiesto un lungo trattato di teologia, non ha fatto una lezione e neanche un corso intero di teologia fondamentale, non ha scritto migliaia di pagine su questo tema, ha visto pochi segni e nel suo cuore già preparato a comprendere il mistero di amore di Dio, questo gli è bastato. Dunque anche qui noi siamo talora alla ricerca di segni complicati, moltiplicati, facciamo anche bene, ma basta poco per credere. Quando il cuore è disponibile, quando alla grazia si dà ascolto, quando si vedono alcuni segni ben collocati, allora il dono di fede viene spontaneo per la grazia e per la soavità interiore che, come diceva Sant'Agostino, dà fiducia e gioia nel credere. Ecco, mi pare che questa lezione di semplicità e di essenzialità ci viene da questo luogo che appunto le vicende storiche hanno ridotto a luogo così semplice, così essenziale, in cui della memoria gloriosa del passato non sono rimasti che dei ruderi, ma sufficienti per segnalarci che qui c'è stata una grande presenza e che questa presenza, malgrado tutte le vicende storiche, è ancora viva e noi ne siamo i testimoni e noi ne proclamiamo la forza e la verità in questa Eucaristia. E vi ringrazio perché voi tutti, insieme col vostro vescovo, con tutti i miei collaboratori, vescovi ausiliari, col vescovo di questa regione, di questa città, siamo tra coloro
a cui è dato di proclamare queste verità semplici ed essenziali che illuminano di luce la terra intera, che ci permettono di toccare con mano la vita, il mistero della vita che si è manifestato dal Verbo fatto uomo, e ci permettono quella gioia perfetta che è possibile anche in questa vita, malgrado le sofferenze e i dolori di ogni giorno. Carlo Maria Martini ha visitato la casa dove trascorse i suoi ultimi anni di vita la Madonna. Alla fine ha risposto alle domande dei giornalisti delle maggiori testate italiane che lo hanno accompagnato fino in Turchia in questo ultimo pellegrinaggio diocesano. Fortunatamente non ho molto tempo di fare l'analisi dei miei sentimenti, perché ho mille cose da fare ancora, quindi non mi lascio prendere da, diciamo, momenti di nostalgia o rimpianto. Però certamente sono momenti di distacco. In questi momenti si coglie come tutto nella vita ha un limite e ha un termine. E questa è una lezione molto importante che spesso noi dimentichiamo, perché corriamo da una cosa all'altra. Quindi si coglie perciò anche l'importanza del momento presente. Il Signore mi dà questo momento, probabilmente non me ne darà più molti altri, devo vivere al massimo questo momento, perché allora la vita eterna è già presente qui. La prima cosa che farà quando sarà finalmente un vescovo libero? Lei sa, l'ho detto, c'ho un programma di studio molto preciso, quindi devo anzitutto preparare rapidamente una nuova edizione di un papiro Bodmer che contiene le lettere di Pietro. Edizione che avevo preparato per Paolo VI molti anni fa, che è esaurita, la si vuole ristampare, ho già tutte, diciamo, le fotocopie dei testi che vorrei rivedere. Poi devo preparare, questo mi terrà, prenderà più tempo, una introduzione al codice Vaticano Greco 1209, il codice B, che prenderà forse un anno o due di lavoro. E contemporaneamente vorrei mandare avanti alcuni studi di critica testuale sulle origini del testo greco e le vicende del testo greco del Nuovo Testamento nel secondo e terzo secolo in Egitto. Quindi vede che il programma c'è. Ecco, sì. Cosa ricorderà di noi giornalisti? Di voi ricorderò che sono stato molto aiutato dai giornalisti, perché mi hanno sempre aiutato a chiarire me stesso, essi stessi hanno cercato di comprendere, di capire, di far comprendere. Quindi io ho avuto in tutti questi anni un buon rapporto con la stampa e sono molto grato ai giornalisti per quanto hanno fatto per far conoscere ciò che intendevo dire o che intendevo fare. Perché si dice che una chiesa è arrivata alla fase giovannea? Ma il Vangelo di Giovanni si colloca in una serie di quattro tappe della vita cristiana. La prima tappa è quella del catecumene, a cui risponde bene il Vangelo secondo Marco. La seconda tappa è quella del cristiano che entra nella Chiesa e cerca di conoscerla come comunità, e a questo serve molto il Vangelo secondo Matteo. La terza tappa è quella del cristiano evangelizzatore, capace di lanciarsi anche a predicare ad altre culture, e a questo risponde bene il Vangelo di Luca con gli Atti degli Apostoli. Infine c'è la tappa della sintesi, quella in cui uno, avendo percorso un po' tutti i comandamenti, i precetti, eccetera, vuole arrivare ad una certa essenzialità. E quindi il Vangelo di Giovanni ci dà questa essenzialità concretamente nella fede e nell'amore. E Giovanni in tutte le sue pagine dice una cosa sola, che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Perciò è il Vangelo che
indica quella sintesi ultima a cui arriva il cristiano, quella sintesi che gli permette anche di prendere responsabilità di altri, come nel sacramento del matrimonio o nel sacramento dell'ordine per il presbitero e per il vescovo. Eminenza, lei qualche volta anche in occasione di eventi civili poco edificanti per Milano ha detto si poteva fare di più. Paolo, salutando la piccola chiesa di Efeso, dice: non mi sono risparmiato, ho fatto quanto era nelle mie possibilità. Lei sente di aver fatto quanto poteva per la grande chiesa di Milano? No, io quando leggo queste parole mi sento appunto umiliato, perché Paolo dice: non mi sono sottratto mai, io non posso affermare questo, ammiro Paolo e con questo appunto chiedo perdono al Signore, perché so di non avere saputo fare tutto quello che si sarebbe dovuto fare. Ma Paolo aveva una grazia speciale, quindi è da ammirare e da chiedere la sua intercessione perché siano perdonate le nostre colpe. Lascia una chiesa adulta? Paolo lascia una chiesa adulta, io spero di sì. Certo, la chiesa deve crescere sempre, deve crescere secondo i quattro Vangeli, deve ricominciare a crescere ogni momento, non può mai dirsi adulta, cioè arrivata, perché le prove della vita sono da ricominciare ogni giorno.